C'è una città che può simboleggiare l'amore meglio di quella di San Valentino? Beh, ci si potrebbe spingere fino a Parigi oppure qualche posto esotico, ma vuoi mettere con gli eventi che si tengono nel luogo che porta il nome del santo che dà origine alla festa? San Valentino quindi vive momenti intensi che porteranno fino al giorno 14 febbraio, quello dell'amore e degli innamorati per antonomasia. Ricco il programma religioso curato dal parroco Don Alessandro Cirillo, ci sarà nelle prossime ore la veglia diocesana con fidanzati e innamorati che verranno anche premiati per le frasi d'amore più belle. Martedì la mattinata si aprirà con l'adorazione eucaristica e alle 18.30 la Santa Messa presieduta dal Vescovo Giudice. Al termine della celebrazione il sindaco strianese premierà il colonnello Biagio Chiariello con il cuore d'aliante. Chiariello guida la polizia locale di Arzano ed è impegnato da anni contro la criminalità territoriale promuovendo la legalità nelle scuole. È aperto il San Valentino Love 2023. Giovedì 16 alle 18 la messa di ringraziamento per il santo. Il programma civile, denominato come sempre San Valentine in Love, prevede, come ovviamente c'è da qualche anno, cultura, musica, giochi per bambini, luci scintillanti ed enogastronomia con le straordinarie polpette di Pastenaca. Evviva San Valentino! Viviamo un momento difficile nel mondo con tante guerre e quindi c'è bisogno di tanta fede, di preghiera, e quindi la comunità è unita da questo punto di vista, sia il parroco, il sindaco, l'amministrazione, il comitato, gli sponsor, tutta la comunità civile e religiosa partecipa attivamente, perché è una festa sentita, quella del Santo Patrono, coincide appunto con la festa degli innamorati, quindi abbiamo davvero un'atmosfera d'amore, di accoglienza, di fratellanza, di solidarietà. Sono tante le iniziative di carattere religioso e civile che puntano ad unire, diciamo, tutto e tutti, anche coloro che vengono dagli altri paesi, dagli altri comuni a visitare, a unirli appunto secondo questi valori di comunità, di solidarietà, di amicizia e di amore evangelico, perché l'amore non è solo l'amore tra uomo e donna, ma è l'amore per tutte le cose della vita, l'amore per chi soffre, l'amore per chi è in guerra, l'amore per chi vive un momento difficile, per chi è malato, per chi soffre una malattia. Quindi è davvero un bel messaggio quello che mandiamo con questa festa. Dopo gli anni che abbiamo vissuto della pandemia e le chiusure relative al Covid-19, oggi possiamo riprendere in bellezza anche questo momento di festa e soprattutto un momento del popolo. Credo che ci sia bisogno di questo, perché respiriamo intorno a noi anche una depressione anche sociale, motivazionale delle persone, perché la pandemia prima, la guerra, la crisi economica portano le persone a chiudersi dentro di sé, e questo certamente non è salutare per le persone. Ben vengono anche questi momenti di aggregazione, di stare insieme, e io ci credo molto in questo. San Valentino, che è il santo dell'amore, dia forza e pace a tutti. La festa inizia con la preghiera che stiamo già vivendo nella novena in questi santi giorni, e da stasera inizia anche il San Valentino in Love, questa kermesse tutta centrata sull'amore. Il paese degli innamorati si veste d'amore, quindi con le artistiche luminarie in tema d'amore, e poi con percorsi gastronomici, con gruppi musicali e anche con la famosa sagra della polpetta di Pastenaca, che quest'anno arriva alla 40ª edizione. E quindi io estendo l'invito a tutti voi, a quanti attraverso delle nuova ci ascoltate, venite in questi giorni, vi aspettiamo fino al 14 di febbraio per vivere un momento di preghiera davanti alla venerata immagine di San Valentino, e affidare la propria preghiera d'amore e di pace in questo tempo, ma soprattutto anche per vivere qualche ora di serenità e di spensieratezza.